Devo dire che sono veramente contento e onorato di introdurre con questo video il corso di formazione per psicoterapeuti nell'ambito dell'affrontare le tematiche LGBT. Lo dico perché stiamo parlando di qualcosa che al momento non esiste in maniera strutturata in Italia e credo che sia importante quindi che Psychiatry Online Italia abbia pensato di coprire questo vuoto di tipo informativo, culturale, di formazione. E lo facciamo ovviamente con un caro amico della rivista che io saluto e che ha curato questo corso dall'altra parte dell'oceano, anzi dall'altra parte dei due oceani. Saluto Andrea Salve Capanzano da San Francisco. Ciao Andrea, grazie di a tutti, essere qua. salve Allora, io vorrei che intanto, visto che il corso l'hai fatto tutto tu, ti presentassi un attimo ai nostri telespettatori, cioè alle persone di Psychiatry Online. Molti ti conoscono perché hai già fatto molte cose con noi, hai anche pubblicato degli articoli, però credo che sia giusto che tu ti faccia un po' conoscere in questa introduzione che facciamo al tuo corso. Certo, salve a tutti, grazie dell'invito Francesco, sono il dottor Andrea Crapanzano, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta, prevalentemente ad orientamento psicoanalitico e psicodinamico, vivo e lavoro qui a San Francisco, dico un po' cosa faccio, sono una persona, un accademico, lavoro alla San Francisco State University, insegno diverse cose, prevalentemente insegno in corsi di psicosessualità umana e insegno psicoterapia affermativa per persone LGBT, che poi è quello che vado a spiegare nel corso, nei diversi moduli, di che cosa significa, di che cosa si tratta e quali sono le cose da considerare in questo ambito, in questo mondo. Lavoro anche in privato e vedo prevalentemente persone che appartengono a diverso titolo alle persone LGBT. Le persone che vedo fondamentalmente vengono da me o perché vogliono esplorare il loro genere in un modo o nell'altro, o perché vogliono affrontare dei veri e propri percorsi di affermazione del loro genere. Altro ambito gigantesco che vado a spiegare poi in dettaglio nel mio corso, di che cosa si tratta e come le persone affrontano questi percorsi. Vedo prevalentemente adulti, ma anche minori, minori gender variant, e ovviamente trattandosi di minori vedo anche le loro famiglie e la loro comunità di appartenenza, compresa per esempio la scuola. Ecco, io credo che sia importante un po' inquadrare il corso che tu hai preparato, nel senso che ovviamente il corso non tratta, non fa riferimento alle scelte oggettuali, che, come Esatto. dire, da una vita si sa non avere alcunché di patologico. E mi permetto di citare il papà di tutti noi, che è Sigmund Freud, che nel lontano 1914 dice quanto segue, lo leggo con attenzione. La psicanalisi si rifiuta con grande energia di separare gli omosessuali come un gruppo di specie particolare dalle altre persone. Tutte le persone sono capaci di scegliere un oggetto sessuale dello stesso sesso e hanno fatto questa scelta nell'inconscio. Io credo che parole più chiare non ve ne siano. Quindi l'argomento del tuo corso non riguarda le scelte oggettuali, ma riguarda le persone LGBT e, come dire, le problematiche che ci possono essere correlate al loro essere LGBT. Io credo che la prima domanda è proprio collegata con l'importanza di formare i terapeuti ad affrontare le tematiche LGBT. In Italia non si fa praticamente nulla. Le scuole di psicoterapia, l'università non affrontano queste tematiche e conseguentemente mi sembra di poter dire, perché me lo hai accennato, ma credo che sia importante dire com'è invece la situazione negli Stati Uniti, che è radicalmente diversa a questo riguardo.
Assolutamente. Non conosco in dettaglio ovviamente la situazione in Italia, anche se parlo con molti colleghi italiani che me l'hanno ben spiegata, ma in Italia, così come in molte parti del mondo, per essere onesti, la situazione non è fra le più felici, a volte addirittura drammatica. Le persone non riescono, i professionisti della salute, in particolare i professionisti della salute mentale. Ma anche qua voglio fare una specifica, non bisogna essere un professionista della salute mentale per interagire con queste persone. Le persone che lavorano nell'ambito della salute, appartenenti a diverse specializzazioni, incontrano queste persone, questi pazienti, non ne sanno molto di questi argomenti. C'è tantissima letteratura lì fuori, tantissima ricerca dove, compreso dalla ricerca fatta direttamente dall'APA, l'American Psychological and Psychiatric Association, dove questi professionisti dicono senza nessun problema: io non ne so molto, o quando ne so, riadatto quello che so in un ambito a quest'ambito specifico. Per esempio, molti professionisti dicono: io non ne so molto di persone transgender e di genere non conforme, però ne so un po' di persone gay e quindi applico la mia conoscenza da quel mondo al mondo transgender, e questo in parte va bene, meglio di niente ovviamente, in parte ha delle conseguenze perché le persone sono diverse, parliamo di persone che sono quasi completamente diverse, no? Come funziona invece negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, beh, prima di tutto, quando si pratica dipende tantissimo da dove ci troviamo. Come diciamo sempre, la California è diversa dalla North Carolina, o Utah, o Oklahoma e così via. Quindi dipende moltissimo da dove ci si trova. Ma detto questo, poi quando si tratta invece di professionisti della salute, non c'entra proprio nulla lo stato in cui si trova, c'entra la formazione. La formazione è unica e omogenea. E noi veniamo formati su questi argomenti in maniera obbligatoria. È per quello che, per esempio, io insegno questo corso all'università, no? Psicologia affermativa per persone LGBT, per persone transgender, di genere non conforme, in quanto gli studenti, studenti di counseling, studenti di psicologia, di psichiatria e così via, devono avere un corso per almeno un semestre dove imparano queste cose che poi io vado a riassumere. Il mio corso che ho registrato per Psychiatry Online non è altro che un riassunto delle lezioni che faccio all'università qui a San Francisco, perché gli studenti non possono ottenere il loro certificato alla fine del loro percorso di studio senza questi crediti, soprattutto non possono fare l'esame della licenza, non possono ottenere la licenza senza saperne di almeno due cose, che sono da una parte la psicologia multiculturale, quindi l'aspetto multiculturale è enfatizzato moltissimo qui negli Stati Uniti, compreso all'interno degli aspetti multiculturali c'è anche l'aspetto della sessualità umana e quindi saper praticare. Fondamentalmente l'obiettivo è quello di non discriminare un'intera popolazione. Possiamo dire che non siamo esperti di disturbi alimentari e non vedere questi pazienti. Questo va bene, secondo la legge americana, non va bene discriminare un'intera popolazione. Non posso dire che io non sono un esperto di persone asiatiche, per cui non le vedo, o non sono un esperto di persone transgender o gay, per cui non le vedo. Questo verrebbe ritenuta una discriminazione e non entro nei dettagli, ma ci sono tutta una serie di leggi agganciate a questa cosa che vanno sotto l'ombrello della malpractice, che non so come si dice in italiano onestamente, ma Si dice uguale, si dice uguale. Si dice uguale, e quindi questa è un'altra conversazione. Fondamentalmente si tratta di insegnare a queste persone almeno le basi che stanno al di sotto del lavoro con questa popolazione, con queste minoranze sessuali. Sì. Sì, io credo che lo sforzo che infatti abbiamo fatto, anzi hai fatto nel riassumere il tuo corso sia un passo importante per l'Italia, nel senso che è la prima volta che un intero corso organizzato, non quindi una prolusione a un congresso o l'articolo su una rivista, viene proposto all'attenzione delle persone che possono essere interessate e che secondo me saranno sicuramente come dire, i terapeuti, me lo auguro soprattutto,
al di là del fatto che la legge in Italia non è così severa come invece dovrebbe essere, come è negli Stati Uniti, ma probabilmente sarà anche un interesse da parte della gente, chiamiamola così, gente comune, perché avere un po' di chiarezza, no, in questo ambito credo che faccia bene a tutti, nel senso che 99 su 100, quando si conoscono le cose, se ne ha meno paura. E soprattutto, Assolutamente sì. ecco, e conseguentemente forse è meglio. Andiamo avanti. Io volevo sottolineare come psichiatra e come terapeuta che ovviamente nel tuo corso non si parla di disturbi mentali specifici, perché non Assolutamente no. esistono disturbi mentali specifici diciamo, degli LGBT. Possono essere depressi, schizofrenici, ansiosi, fobici, tutto quello che si vuole ed essere anche LGBT. Le due cose non sono imparentate. Invece c'è un tema, questo credo che sia importante dirlo, anche perché non si trova niente nel tuo corso a questo riguardo, ovviamente, Assolutamente. ovviamente. Però c'è un aspetto che io credo che sia importante, che è quello collegato invece con il tema dell'identità sessuale, che invece tu hai trattato e che credo che sia il punto, l'informazione e la conoscenza di questo ambito, credo che sia il punto che è più importante dal punto di vista formativo per i terapeuti, non trovi? Assolutamente sì. Questa è una cosa che giustamente che va specificata. Parlo di questioni di genere da un punto di vista, la cornice di riferimento è appunto quella della psicologia affermativa. I punti di partenza, ci sono dei principi sottostanti a questa cornice. Non entro di nuovo nei dettagli, ma un paio di cose le voglio dire fin da subito. Il punto di partenza è che queste popolazioni non vanno stigmatizzate, non vanno patologizzate. La varianza di genere rappresenta semplicemente una differenza naturale dell'essere umano. Ci sono tante diversità, compresa questa. Esistono moltissimi percorsi di genere e vanno tutti bene. Nessun percorso di genere è privilegiato o migliore di un altro, non c'è una competizione tra percorsi di genere. Queste persone, ovviamente, appartenenti a queste minoranze sessuali, possono presentare delle patologie, delle psicopatologie in questo caso, però vado anche a spiegare attraverso la teoria del minority stress perché a volte vi è una maggiore prevalenza di malattia mentale in queste popolazioni rispetto alle popolazioni cosiddette eterosessuali. Il punto, riassumendo, non è che c'è qualcosa di intrinsecamente patologico, psicopatologico nell'essere una minoranza sessuale. Il punto è che le minoranze sessuali devono far fronte a un livello di stress che invece la maggioranza delle persone non deve affrontare. Ovviamente essere esposte di continuo, giorno per giorno, per anni, a questo livello di stress che arriva da diverse direzioni comporta delle conseguenze a livello psicologico, così come comporterebbe delle conseguenze a livello psicologico in tutte le persone. Ricordo che la teoria del minority stress è applicata alle minoranze sessuali, perché così ha fatto Mayer, che è l'autore che ha dato origine a questa teoria, ma in realtà la stessa teoria viene applicata a tutte le minoranze, non solo alle minoranze sessuali e alle questioni di bullismo, di razzismo, di difficoltà scolastiche, di difficoltà a trovare un lavoro, di difficoltà a trovare una casa. Ecco, quando mettiamo insieme tutte queste difficoltà, è normale aspettarsi che queste persone, non per colpa loro, possano sviluppare delle sintomatologie. Sì, tra l'altro mi è venuto in mente adesso, c'è un aspetto che volevo, come dire, stressare un attimo con te, è che in realtà, per fortuna oggi, è aumentata l'attenzione rispetto alle minoranze, comprese le minoranze di tipo sessuale, ma non è che queste minoranze non esistessero in passato. Io ho sempre un Assolutamente. ricordo e credo che sia importante sottolinearla questa cosa, cioè non è che l'LGBT è nato nel 1968. Ecco, c'è un bellissimo film di Arthur Penn che si intitola Il piccolo grande uomo, dove Dustin Hoffman viene ospitato dal popolo degli uomini, che sono i Cheyenne, e nel popolo degli uomini lui dice che, come dire, la diversità
sessuale era accettata, nel senso che senza nessun problema, come dire, c'era una perfetta integrazione nel gruppo senza nessuna discriminazione. Questo è un aspetto che mi fa dire che in realtà noi stiamo parlando di qualcosa, ribadisco, che c'è sempre stato e semmai finalmente c'è una maggiore sensibilità. Non trovi, Andrea, su questo tema? Sei d'accordo? Assolutamente sì, le persone che si interessano di questo ambito, del mio ambito, solitamente si interessano anche di antropologia e andando un po' a scavare nella storia dell'umanità in generale, vediamo che ci sono sempre state queste persone, ci sono sempre state delle popolazioni, vedi nell'America Latina, in Australia, Margaret Mead ha fatto moltissima ricerca su questo argomento, nel Southeast Asia. Vedi la Thailandia, dove le persone di transgender o di genere non conforme sono sempre state accettate e poi non entro nella specificità degli aspetti antropologici, non è la mia area di esperienza, ma venivano anche venerate o trattate un po' con dei poteri magici o delle capacità soprannaturali. Detto questo, non venivano sicuramente stigmatizzate e patologizzate. È vero che oggi se ne parla di più, è vero che questo non vuol dire che queste persone non siano sempre esistite, lo sono. Se ne parla di più, internet ha fatto una differenza gigantesca in questo ambito, queste conversazioni sono più accettate, a volte a ragione o a torto, questa non è una mia decisione, il mio lavoro è quello di fornire informazioni e poi le persone formano le loro opinioni sulle informazioni che fornisco, ma va anche di moda. Va detto che va anche di moda, questo è un argomento di ricerca che è popolare al momento. Aiuta il fatto che ci sono moltissime pubblicazioni al riguardo, mentre prima, fino a 50 anni fa, non c'erano. Il fatto che il mondo accademico finalmente si interessa a questo mondo e quindi esistono delle branche di ricerca che ruotano intorno a questi argomenti. È difficile, esiste ricerca anche in questo senso. Perché adesso se ne parla molto di più, non c'è, ci sono diversi fattori, non ce n'è, solo uno. Secondo me, il fatto che i giovani, sono diversi dagli adulti, nel senso che i giovani in molte parti del mondo al giorno d'oggi accettano e riconoscono, le minoranze sessuali come parte della loro normale quotidianità. E questo secondo me, aiuta moltissimo. Ricordiamo che poi questi minorenni diventeranno degli adulti. E questo poi va a cambiare un po' la società in senso lato, no? Certo, c'è da dire che abbiamo scelto scientemente di non parlarne in questo corso, che è indirizzato alla osservazione clinica, diciamo, di pazienti adulti, cioè di una, Assolutamente. diciamo, di una richiesta di aiuto, di confronto con persone adulte. Questo va detto con chiarezza. Però credo che in questa introduzione non possiamo non parlare di un tema che, viva Dio, a numeri estremamente limitati, questo va detto con chiarezza assoluta, ma che è abbastanza importante anche perché è foriero di molte polemiche, va detto, no? Almeno in Italia c'è molta polemica su questo tema, che è il tema della disforia di genere nei minori, e che è un tema molto difficile, ma su cui io credo che varrebbe la pena. Ribadisco, anche se si tratta di numeri molto limitati, in tutto il mondo sono numeri limitati e comunque implicano tutta un'altra fila, a differenza degli adulti maggiorenni vaccinati, dove diciamo, le situazioni sono leggermente diverse da stato a stato, ma c'è molta più libertà. Nei minori, in tutti gli stati, c'è tutta un'altra fila da seguire, c'è il coinvolgimento della famiglia e ci sono tutta una serie di cose da valutare prima di permettere un eventuale, come dire, cambio di sesso, usiamo la parola per quello che è. Ecco, io credo che però due parole vadano dette, anche se non affrontiamo nello specifico questo tema, ma proprio nella puntata introduttiva, che è questa, io vorrei per concludere invitarti a dire due parole su questa tematica, anche facendo riferimento alla tua esperienza americana, ma in generale alla delicatezza di questa situazione. Aggiungerò, perché ce lo siamo detti
prima di cominciare, che stiamo parlando tra l'altro di un'età, quella diciamo adolescenziale, in cui la fluidità dell'orientamento sessuale è assolutamente fisiologica. Cioè, noi, come dice Freud, nasciamo bisessuali, ma nell'adolescenza lo siamo parecchio, quindi conseguentemente questa fluttuazione può anche essere qualcosa di fisiologico. Da qui la delicatezza della decisione, io credo, che vada capita Assolutamente. e affrontata ed eventualmente superata in un senso o nell'altro. Vorrei però che tu facessi un po' il punto su questa cosa per concludere, proprio per dire che non è che l'abbiamo voluta. L'abbiamo messo sotto la polvere, sotto il tappeto, ma è stata una scelta diciamo, di tipo più collegata con l'età che con il non voler considerare questa tematica. Assolutamente. Questa è una precisazione importante. Quello di cui vado a parlare in questo corso, in questi moduli, si riferisce prevalentemente al mondo adulto, almeno per il 90%. Faccio dei riferimenti qui e lì ai minori, ma non per paura, ma di nuovo, questa, non lo inquadro personalmente come un problema, lo inquadro come una questione delicata. Che secondo me è diverso, ed essendo una questione delicata può dar frutto a dei malintesi, a della confusione che non è mia intenzione fare, soprattutto quando si parla di bambini e adolescenti. Forse è un tema che deve essere trattato in un corso a sé, dove la sovrapposizione è ovviamente il tema, la questione della varianza di genere, però poi si va a declinare in maniera completamente diversa, no? È delicata anche qui negli Stati Uniti, tra l'altro, di nuovo dipende dallo stato in cui pratichiamo, è molto più, la vita per i minori gender variant è molto più facile in alcuni stati rispetto ad altri. Ci sono molti motivi per cui questa faccenda è delicata, compreso quelli che hai detto tu, Francesco. Freud, lo aveva detto, parlava di una normale bisessualità umana, soprattutto prima del complesso edipico, anche se poi il concetto, parlo anche di psicanalisi nel mio corso, il concetto di il complesso edipico sembra un po' essere caduto nella società moderna, sembra non funzionare più, però poi ci sono una serie di psicanalisti che hanno trovato il loro modo di riadattare queste teorie per farle funzionare nel 2023. E non nell'Europa vittoriana di più di un secolo fa, no? Non si parla più di normale bisessualità umana, ma si parla di un momento nello stadio dello sviluppo del bambino dove il bambino non pensa semplicemente di poter essere o un uomo e una donna, un bambino e una bambina, ma un momento nello stadio dello sviluppo dove i bambini pensano di poter essere di tutti i sessi e, visto il numero enorme di minori gender variant che cominciamo a vedere, e li vedo sicuramente io nel mio studio, che cominciamo ad avere nella nostra società, sembrerebbe che questo stadio dello sviluppo, dove i bambini pensano di poter essere di tutti i sessi, vada ben oltre il superamento del complesso edipico e vada a toccare più anni, compresa l'adolescenza. Ora, qual è la difficoltà? La difficoltà è che non abbiamo delle misure scientifiche assolute, un test per andare a fare questo tipo di valutazioni, questo tipo di diagnosi, per cui anche se poi ai professionisti della salute mentale questa cosa non piace, e capisco, non piace neanche a me, ma va semplicemente accettata, poi il metodo per capire se questi bambini stanno parlando di un'identità stabile che li porterà poi a diventare ciò che vogliono diventare, stanno parlando di un'identità stabile oppure di un'identità passeggera, di una fase momentanea dello sviluppo completamente normale in fase adolescenziale. Come facciamo questa differenza? Ecco, differenziazione, mancando misure assolute, purtroppo oppure no. L'ascolto attivo di questi bambini senza pregiudizio, senza intervenire, senza avere un approccio direttivo, senza andare a influenzare il loro pensiero, rimane poi la terapia della parola, la vecchia e buona terapia della parola rimane la migliore, e soprattutto ciò che possiamo valutare attraverso l'ascolto attivo è
la cosa più importante, che sono fondamentalmente i tre principi della persistenza, insistenza e consistenza dell'identità di genere di questi bambini. E questi tre punti possono essere analizzati, sondati e capiti soltanto attraverso l'ascolto di questi ragazzini nel corso ovviamente di molto tempo, non soltanto un mese, per poi accompagnare loro e le loro famiglie a fare le loro scelte con la nostra supervisione. Ma il consenso informato è loro e delle loro famiglie, non è del professionista. Il compito del professionista è assicurarsi che queste persone capiscono di ciò di cui stiamo parlando, capiscano quali sono le opzioni che hanno, capiscano quali sono i benefici, le conseguenze, quelle negative, quelle positive, vengano istruite. La psicoeducazione è fondamentale, e una volta compreso questo è il compito che abbiamo, che queste persone hanno la capacità cognitiva ed emotiva di capire davvero qual è il percorso che stanno per affrontare, ecco che lì il nostro compito va a concludersi fondamentalmente, e questa diventa una decisione delle persone. Qualora si parli di minorenni, ovviamente delle loro famiglie, non entro nel merito delle leggi. L'America è diversa dall'Europa, la California è diversa dall'Italia. Qui il consenso informato può essere dato a 12 anni. Non credo che, per esempio, in Italia questa cosa funzionerebbe, no? Assolutamente. Però mi è sembrato importante, ringraziandoti per questa introduzione, parlare un attimo alla fine di questo tema, proprio perché noi non vogliamo, ripeto, nasconderci dietro un dito. Tu dicevi che potremo l'anno prossimo fare anche un corso specificatamente su questo tema, e mi pare una buona idea, però proprio per evitare qualunque tipo di polemica che spesso può nascere in questo caso, noi abbiamo fatto una scelta, che è una scelta legittima, che è quella di decidere che se decideremo di parlare di questo tema così delicato, lo faremo con un corso specifico e non infilato dentro una, come dire, una tematica che in realtà è molto più vasta, e proprio per il discorso delle minoranze tocca il cuore e i sentimenti di tantissime persone. Questo va ricordato, perché il tema del sentirsi una minoranza, come tu giustamente hai detto prima, è stressato molto, è un tema che travalica la sessualità e che riguarda tante persone nel nostro mondo, e che credo in questo senso comprenderne l'importanza valga come un monito assoluto. Assoluto, non trovi? Assoluto. Soprattutto perché questo è un ambito, ambito mi riferisco all'identità di genere, in particolare quando si tratta di minori, ma in generale questo è un ambito come pochi altri nel mondo della psicologia e della psichiatria. Entrano in gioco tantissime variabili, non si parla solo di scienza, di quello che dice la scienza e di quali sono i dati e di quali sono le ricerche sottostanti. Questo è un ambito dove la politica, la cultura, la società, la religione, la spiritualità, gli aspetti familiari, ci sono tantissimi fattori, tantissime variabili che entrano in gioco, tantissime opinioni che entrano in gioco, per questo è anche difficile parlarne, no? Alcune persone decidono di non parlarne proprio per evitare di andare a suscitare questo tipo di conseguenze, questo tipo di reazioni. In realtà, secondo me, non si tratta di avere paura, si tratta semplicemente di mettere sul tavolo delle informazioni e poi lasciare che le persone hanno il diritto di formare le loro opinioni basate su queste informazioni, anche perché queste informazioni cambiano di continuo, velocemente, a volte è davvero difficile tenersi aggiornati, perché pensare alla terminologia. La terminologia non si fa in tempo a scrivere un articolo, nel momento in cui un articolo viene pubblicato, quella terminologia non è più la terminologia che viene usata. È davvero un ambito che si muove molto velocemente, no? Si tratta semplicemente, secondo me, di far pensare le persone e essere molto chiari nel dire che è così che le cose funzionano oggi, è questo quello che la ricerca e la scienza
la letteratura dice su questi argomenti in questo momento, e poi sono convinto che in un anno questo corso dovrebbe essere rifatto, perché moltissime delle cose che vado a dire saranno completamente diverse tra un anno. Sì, importante però, Andrea, perdonami averlo fatto, perché d'accordo che sarà, perché sì. Noi in questo momento ci muoviamo nel deserto dei Tartari in Italia, e quindi come tale questo è un primer, è un punto di riferimento che spero tanti vedano, perché il tuo sforzo è stato meraviglioso e io te ne sono profondamente grato, e spero soprattutto che tante persone, tanti colleghi ti siano grati per questo corso, perché io, come lo sono seguito tutto per montarlo e per godermelo, posso dire che è una gran cosa di cui Psychiatry Online ti è debitrice. Grazie allora, grazie ancora. Assolutamente, grazie, grazie Francesco.